Pleiadiani, siamo tutti responsabili. Di Vania Rodriguez, 23 marzo 2023. Cari fratelli del pianeta Terra, sono Caligal, comandante della nave pleiadiana. Il mio cuore si riempie di gioia quando posso essere qui così vicino a tutti voi. Siate certi che sento ogni cuore che sente la mancanza dei miei messaggi, ma ogni cosa ha il suo tempo, fratelli miei. Non siamo qui per dire parole sciocche, né per metterci in mostra venendo sempre qui. Deve esserci uno scopo, deve esserci una ragione. Quindi, oggi voglio solo portarvi un'energia sublime, un'energia positiva, un'energia di amore e di molta luce. Le nostre apparizioni si intensificano ogni giorno e siate certi che molti esseri sul pianeta stanno già cominciando ad ammettere che altri esseri possono effettivamente esistere nell'universo. Solo che i loro cuori non riflettono ancora la pace e la tranquillità, ma piuttosto la paura. E molti direi anche il terrore. Ma presto, molto presto, queste opinioni cambieranno, perché vi mostreremo che siamo qui per aiutarvi, non per attaccarvi, non per farvi del male in alcun modo. I nostri cuori sono completamente pieni di amore incondizionato, quindi non faremo mai nulla per aggredire, trasformare, cambiare, cercare di manipolare la mente di chiunque su questo pianeta o su qualsiasi altro pianeta dell'universo. Perciò oggi riempirò questo messaggio con un po' di passato. Siamo sul vostro pianeta da moltissimo tempo. Siamo la base della vostra genetica. Quando è stato creato l'essere di questo pianeta, sono stati utilizzati molti geni di esseri extraterrestri e per la maggior parte sono presenti i nostri geni. Abbiamo portato la conoscenza, abbiamo portato l'evoluzione sul vostro pianeta milioni di anni fa. Intere civiltà si sono basate sui nostri insegnamenti. No, non sto qui a riempirmi di orgoglio dicendo che solo noi abbiamo partecipato a questo processo. No, molte altre razze si sono unite a noi in questo grande progetto, soprattutto arturiani e siriani. Ma posso assicurarvi che la maggior parte è nostra. Abbiamo praticamente infuso tutto ciò che esiste oggi sul vostro pianeta. Quindi sappiamo che a un certo punto, lungo la strada, abbiamo commesso degli errori, come se vi avessimo abbandonato al destino di coloro che sono arrivati qui. Non abbiamo intenzione di fare ammenda qui, né di dare spiegazioni, perché il processo di arrivo di questi esseri qui faceva parte del contesto, faceva parte dell'esperienza della Terra, dell'esperienza che sarebbe stata vissuta su questo pianeta negli ultimi anni, o potrei anche dire negli ultimi millenni. Non c'era quindi nulla che potessimo fare e facevamo parte dell'intero progetto. Ma la razza umana si è lasciata trasportare, ha aderito a quelle idee. Non stiamo dando la colpa a nessuno, perché molti ancora oggi non si sono lasciati coinvolgere. Quindi ci fu sempre il libero arbitrio. Sì, ci fu manipolazione? Sì, ci fu. C'era un impedimento alla connessione? Sì, c'era. Questa parte non possiamo negarla, ma direi che tutto è nato dalle stesse coscienze umane, da quegli umani che erano qui e che volevano avere il potere sull'intero pianeta. Quindi c'è stata una congiunzione di idee, c'è stato un accordo di idee per la sovranità sul pianeta stesso. Ma se dovessimo stare qui a raccontarvi la storia, ci vorrebbe molto tempo per dirvi tutto, e potete essere certi che un giorno saprete tutto, passo dopo passo, giorno dopo giorno,
come tutto è accaduto e tutte le risposte arriveranno alle vostre menti. Non abbiamo nulla da nascondere, nessuno ce l'ha, e non ci si può nascondere perché la verità è lì, la verità sarà libera, totalmente aperta a tutti. Sarà necessario solo molto amore incondizionato per farvi comprendere il grande progetto che è stato pensato per questo pianeta e per i suoi abitanti. Nulla qui è accaduto per caso o per disattenzione. Questo progetto del pianeta Terra è ancora in corso, ma ha i giorni contati. Se volete, potete chiedere ai vostri maestri di portarvi la verità. Sì, potete. Tutto è scritto negli archivi dell'universo. Tutti gli eventi, tutte le decisioni sono registrati nei registri akashici dell'universo e soprattutto nei registri akashici del pianeta Terra. Dico solo che aprire questi registri in questo momento potrebbe non essere una buona idea, perché ancora giudicate, ancora non riuscite a percepire le cose come sono realmente. Vi lasciate ancora portare dalle vostre convinzioni e da tutto ciò che avete imparato in questo tempo. Quindi ci sarebbe troppo giudizio e questo non sarebbe positivo per voi. Quindi la curiosità dovrà essere tenuta a bada per coloro che vogliono effettivamente proseguire nel cammino. Ah, ma la curiosità è immensa, voglio sapere. Avete libero arbitrio e vi assumete le conseguenze di ciò che capirete o imparerete. Vi dico solo una cosa. Ci vorrà molto amore incondizionato perché possiate capire. Niente è come sembra, niente è come lo intendete voi. C'è un piano più grande e non è un piano di Dio Padre Madre per punire l'umanità terrena. È un piano che è stato creato proprio per permettere all'essere di esercitare il suo libero arbitrio, di avere la possibilità di scegliere la sorgente o la non luce. Questo era il grande progetto ed ecco il risultato. Quindi contenete la vostra curiosità, perché in futuro non dovrete nemmeno chiedere di conoscere la verità, perché arriverà alla vostra coscienza umana come un ricordo, come un film, e ricorderete tutto nei dettagli se lo vorrete. Essere nella quinta dimensione significa poter navigare nel tempo fino a quando volete, perché non c'è una linea temporale. Il tempo è sempre il qui e ora e ovunque la vostra mente vi porti. Allora saprete nei dettagli, con scene lucide e vissute, tutto ciò che è accaduto e come le vostre anime hanno contribuito a tutto questo. Oh, non pensate che le vostre anime siano rimaste in un palco o in un grande stadio a guardare tutto. La stragrande maggioranza di voi ha partecipato attivamente all'intero processo, compresa la caduta della coscienza. Quindi dove sarà il giudizio su di voi, sulle vostre anime o sul grande processo? Perciò capite, non vale la pena di correre dietro a questo ora. Aspettate un po' e capirete tutto nel modo giusto, senza giudizi. Non vale la pena tornare al passato per capire tutto questo. Allora, perché sono venuto qui a dirvi questo? Solo perché molti si chiedono perché gli esseri extraterrestri si stanno avvicinando al pianeta, perché sono qui. Cosa vogliono da noi? La risposta non è altro che riprendere quel progetto iniziale, molto prima della caduta di coscienza di questo pianeta, e restituirvi tutto ciò che questo pianeta era un tempo. Questa è la nostra missione ora. Liberarvi dal giogo di tutte le manipolazioni che vi sono state fatte e restituirvi tutto ciò che avevate, in modo che a poco le vostre stesse anime possano ricordare tutto ciò che hanno vissuto qui e tutto ciò che hanno fatto a quel tempo e che possono ripetere nel momento presente. Posso dirvi che la trasformazione sul vostro pianeta è intensa.
Molte cose stanno accadendo contemporaneamente e rapidamente. Ma non dimenticate che anche voi siete cambiati. In tutto questo tempo siete cambiati e cambierete sempre più velocemente, e potrebbe accadere che molte cose arrivino alla vostra mente senza che le abbiate chieste. Perciò siate solo consapevoli di tutto ciò che arriva e cercate il più possibile di guardare tutto con amore incondizionato, senza giudizio, né contro voi stessi né contro alcuna razza. Tutti hanno partecipato. Se vi sentite più a vostro agio, diciamo che siamo tutti responsabili. Nessuno qui può essere esonerato da alcuna colpa. Tutti sono stati responsabili, tutti hanno partecipato al processo. Quindi, siamo tutti qui di nuovo per aggiustare le cose. Questa è un'espressione che capite. Quindi, rimettiamo tutto a posto per preparare questo pianeta a essere molto migliore di quanto non fosse una volta. Perché oggi avete la coscienza che non avevate millenni fa e speriamo che con ciò possiate creare una nuova Terra, un nuovo pianeta, più evoluto di quello che era una volta. Traduzione e voce Marina.